stiamo per entrare, è una commozione che non potete capire, mi viene da piangere, non vedo l'ora di connettermi con queste energie meravigliose. Ciao anime meravigliose, come state? Allora, io mi trovo qui nel Bed and Breakfast a Monte Sant'Angelo, è il secondo giorno che mi trovo qui con un'amica e sono venuta qui perché ho sentito una grande chiamata da parte dell'Arcangelo Michele che mi ha chiamato appunto non solo qui ma addirittura in vari luoghi dove passa la linea sacra dell'Arcangelo Michele. Quindi il mio primo punto di partenza è Monte Sant'Angelo a Foggia, ok? Un luogo potentissimo di energie meravigliose, dove la presenza dell'Arcangelo Michele è veramente cioè viva e profonda. Per chi già ha connessione diretta con l'Arcangelo Michele, stabilire un contatto con lui è più semplice, ma il tuo cuore deve essere puro, il tuo cuore deve essere sincero e lui lì è veramente, è presente ovunque, non c'è bisogno di andare in questi luoghi, voglio dire, basta lavorare con lui, pregare, chiedere la sua protezione, chiedere il suo aiuto, la sua guida, la sua assistenza, però in questi luoghi dove passa la linea sacra la sua energia è veramente potente, c'è tanta preghiera, ci sono tante le persone che arrivano qui. Ieri abbiamo visto tanti bambini, tanti genitori che chiedono la protezione di Michele per i loro bambini e questo è stato magico e meraviglioso. La cosa carina è che quando siamo entrati qui nel Bed and Breakfast c'era il segno dell'Arcangelo Michele, io ve lo mostro. È una statuina identica a quella che c'è nella chiesa, nella grotta, ed è identica a quella che ho io a casa, però non si prega la statua, si prega l'energia, la frequenza, la divina presenza, no? Si chiede guida, assistenza, si chiedono le grazie, si chiede la guarigione, sono tante le richieste che le persone fanno, è molto bello perché è possibile scrivere in un bigliettino, ok, le intenzioni, le preghiere, le richieste che tu hai da fare all'amore divino e all'Arcangelo Michele. Io più che una richiesta metterò una promessa da parte mia nei confronti dell'Arcangelo Michele di continuare questo percorso luminoso per portare i suoi messaggi, quindi per avere come dire la possibilità di continuare a portare il suo messaggio, va bene, il suo messaggio meraviglioso. Continuerò questo video davanti alla chiesa, non potrò farlo dentro la chiesa, magari farò qualche filmato, vi mostrerò l'energia attraverso un video che è presente in questa grotta così potente, però magari il messaggio dell'Arcangelo Michele lo porterò fuori dalla chiesa, va bene? Comunque voi potrete percepire, cioè il mio intento non è quello di fare quello che faccio sempre, ossia di fare una lettura angelica e così via, ma è quello di portarvi parte dei messaggi che l'Arcangelo Michele già da ieri ha iniziato a donarmi e che alcuni di questi messaggi sono appunto per tutti voi, per coloro che sono pronti anche per ascoltare Michele, perché comunque Michele parla a tutte le genti della terra, però parla anche alle persone che già sono pronte per fare il salto, il passaggio, per ascendere in un livello superiore. Naturalmente tutti siamo invitati a seguire la via maestra dell'amore, però diciamo in anticipo vi dico che sono veramente, cioè ci auto nominiamo, ci auto eleggiamo per fare questo passaggio, e quindi sta a noi scegliere se continuare a vivere nella dualità o trascenderla. Io ieri ho chiesto Arcangelo Michele
Cosa devo fare per trascendere la dualità? Il mondo riuscirà il bene, no? A vincere sul male? Ci sono tante visioni della dualità, ma comunque la dualità è un esperimento divino che sta finendo, in quanto adesso siamo ai tempi finali e quindi l'essere umano sarà portato a scegliere che cosa fare, perché c'è chi vuole continuare a vivere nella dualità e gli conviene, c'è chi non ne può più della dualità, e diciamo che chi non ne può più è portato, è guidato, è pregato di trascendere l'ego. Quindi trascendendo l'ego, trascendendo l'oscurità, passatemi il termine, noi riusciremo a entrare nel paradiso, a entrare nella nuova terra. E questa è una richiesta che io ho dentro da tanti anni, ma ora mi sento pronta per fare questo. Bisogna sentirsi pronti, bisogna allineare le energie, bisogna allineare le intenzioni, parole ed azioni, e bisogna dedicare anima e cuore a questo. E non tutti sono pronti per questo. Diciamo, alcuni saranno un po' costretti a fare questo perché le energie sono talmente forti che ti spingono in questa direzione, ma c'è il libero arbitrio, quindi ognuno di noi deciderà cosa fare. E io vi invito veramente ad ascoltare l'Arcangelo Michele. Ci vediamo nella seconda parte del video. Io vi abbraccio col cuore. A presto, a dopo, ciao, ciao anime meravigliose. Ciao anime meravigliose, mi trovo qui fuori dal santuario dell'Arcangelo Michele. Vedete qua c'è il campanile della chiesa e poi sotto c'è la grotta. Ho deciso di venire qui perché c'è un paesaggio meraviglioso e straordinario e si respira aria pura. Ora mi metto un pochino più giù perché diciamo non c'è vento e quindi posso parlare con voi tranquillamente. Diciamo che ci sono dei messaggi importanti da parte dell'Arcangelo Michele. Avevo portato un mazzo di carte dell'Arcangelo Michele, però poi ho deciso invece di portare i messaggi direttamente da lui, ok? Allora, premetto che le frequenze, l'energia e la presenza dell'Arcangelo Michele all'interno della grotta sono molto importanti, sono molto potenti, si può avvertire veramente la sua divina presenza e sono tanti i fedeli che arrivano, a pregare per l'Arcangelo Michele, però dal punto di vista, diciamo, istituzionale, per così dire, diciamo c'è una visione molto, cioè io mi aspettavo che si venerasse a qualche livello l'Arcangelo Michele, invece è più una cosa dal punto di vista religioso, però i fedeli arrivano apposta per l'Arcangelo Michele. Io sono arrivata per lui e ora ho capito il perché. Diciamo che il messaggio che lui ha offerto a me è quello di avere fiducia in lui come lui ha fiducia in me, e questo messaggio lo estendo a voi, nel senso che l'Arcangelo Michele estende questo messaggio a tutti gli operatori di luce che vogliono a qualche livello offrire un servizio divino con questo essere meraviglioso, tutti coloro che vogliono servire l'amore divino, tutti coloro che vogliono portare un messaggio di amore, di speranza per la terra. Lui ha parlato di nuova terra, i tempi sono finali e diciamo che c'è chi arriverà prima a vivere l'esperienza della nuova terra, da quello che ho capito. E queste persone sono persone che si autoeleggono, sono persone che hanno scelto e hanno deciso di intraprendere un percorso di allineamento spirituale, un percorso che ti porta ad uscire dall'ego, che ti porta a uscire dalla paura, che ti porta ad uscire dal giudizio. L'Arcangelo Michele è molto chiaro, l'Arcangelo Michele è molto assertivo, l'Arcangelo Michele è anche molto amorevole, ma forte e deciso nei suoi messaggi. Parla di trascendere la dualità dentro di noi, di uscire dall'ego, di uscire dal giudizio, di uscire dalla competizione, di uscire dalla paura, di uscire dalla 3D,
La 3D si sta sgretolando, la 3D sta crollando, è un mondo di falsità, è un mondo di potere, di un finto potere. Il vero potere è l'amore, il vero potere è l'allineamento spirituale. Ci sarà una caduta delle maschere, stanno già cadendo le maschere e oggi tutti si accorgono di come sia importante che il messaggero rappresenti il messaggio, e quando il messaggero non è in allineamento col messaggio, questo è evidente a coloro che lo ascoltano. Ho chiesto personalmente all'Arcangelo Michele di aiutarmi ad essere integra, ad essere di poter portare, diciamo, i suoi messaggi con integrità, saggezza e amore, perché anch'io sono umana e anch'io posso cadere nell'ego, anche se il mio percorso, il mio cammino è proprio quello di uscirne. Mi rendo conto quanto io amo le persone, quanto io vorrei che tutti potessero ascendere, che tutti potessero elevarsi, innalzarsi, che tutti potessero raggiungere un livello di connessione con la propria anima, col divino, col tutto, che la nuova terra si manifesterebbe molto più velocemente, ma lui dice che saranno pochi quelli che toccheranno il paradiso in terra, almeno agli inizi, e saranno coloro che si autoeleggeranno, saranno coloro che sceglieranno l'amore e sceglieranno di essere un tutt'uno con l'amore e sceglieranno di essere esempio di amore in terra. Io so che voi queste cose le avete già sentite, ma vi posso garantire il modo in cui l'Arcangelo Michele si è rivolto a me è proprio un livello di frequenza diverso. Sembrano le stesse cose, ma sono in livelli più elevati, in livelli più profondi. Cioè, personalmente ho percepito il suo messaggio molto potente, molto forte. Anche qui a Monte Sant'Angelo c'è tanta dualità, però c'è la sua divina presenza e lui sta chiamando gli operatori di luce, gli sta invitando a seminare il suo messaggio, il suo nome, perché veramente c'è bisogno di messaggeri dell'Arcangelo Michele, c'è bisogno di persone che possano servirlo, ma non come servi. Vi prego di non fraintendere questa parola, qua non ci sono padroni. Lui non vuole essere venerato, non vuole essere onorato, lui vuole solo che venga trasmesso il messaggio di amore. I suoi messaggi sono molto simili ai messaggi del Maestro Gesù, io li sento molto in allineamento. Michele è un po' più severo, un pochino più assertivo, c'è proprio bisogno di, c'è urgenza di cambiare le cose, c'è urgenza di portare questi messaggi di amore. Anime infinite, io vi prego veramente di ascoltare la sua parola. Lui dice: abbi fiducia in me come io ne ho in te, credi in me come io credo in te, sii esempio di amore in terra. Io sento la tua anima, tu sei pronto, tu sei pronta per trascendere l'ego, sei pronto, sei pronta per portare il messaggio di amore. Cerca l'allineamento, laddove tu trovi difficoltà ad allineare la tua energia, le tue opere, le tue azioni, le tue intenzioni, il tuo linguaggio, l'intero tuo essere, chiedi il mio aiuto, io ti aiuterò a far sgretolare la maschera che indossi dell'ego, non ti appartiene più, è la tua vecchia identità, hai bisogno di riconnetterti con la tua vera natura, la tua vera natura di amore. Un messaggio che ho portato ad Alberto, io credo che sia un messaggio rivolto a tutti noi. Invocami in nome della vittoria. Invocami in nome della vittoria. La vittoria è già qui, la vittoria dell'amore sulle tenebre, la trascesa della dualità. Trascendi l'ego, trascendi la tua dualità interiore e vedrai sgretolare là fuori la Matrix e vedrai nascere la nuova terra, il paradiso in terra. Vi prego, non guardate
tragedie, non guardate telegiornali. Quando avete notizie negative, pregate, mandate luce, mandate amore a tutto questo. Però è normale vedere, non è normale vedere la sofferenza, non è questo che intende. È normale che le maschere stiano cadendo, ok? Quindi assolutamente pregare per l'umanità, pregare per i bisognosi, ma l'operatore di luce deve mantenere alte le frequenze, pregare, mandare luce, trascendere l'ego, e noi potremo insieme, in comunione di intenti, accelerare questo processo di ascensione, accelerare questo grande cambiamento che la Terra sta vivendo e vivrà. Perché il paradiso in terra di Gesù e la nuova terra di Michele è già qui ed ora. Io veramente vi saluto con tanto amore da Monte Sant'Angelo, ok? Vi faccio di nuovo vedere un attimino, scusate, vi faccio vedere il paesaggio meraviglioso. Aspettate, no, non riesco a capovolgere la telecamera. Vi faccio vedere il paesaggio meraviglioso. Ok, questa è la, ripeto, la campana della chiesa di Monte Sant'Angelo, e da Monte Sant'Angelo vi mando tanto amore, tanta luce, che vi possa arrivare la frequenza, la vibrazione, tutto l'amore che l'Arcangelo Michele ha per tutti noi e per tutti voi. A presto, anime infinite, ciao! Siamo nella grotta dell'Arcangelo Michele. Vorrei trasmettere un po' dell'energia di questo luogo sacro. Ciao anime meravigliose, mi trovo dentro la grotta dell'Arcangelo Michele e qua le persone scrivono i propri desideri, preghiere, chiedono di esaudire una grazia, di ricevere una grazia qui davanti all'Arcangelo Michele, e io ho messo il mio bigliettino ed ora, appena possibile, tra un po' verrà celebrato un matrimonio, vi mostrerò anche la chiesa quando c'è meno gente, perché comunque rispetto assolutamente le persone che sono qui per pregare. Ci sentiamo dopo, un bacione.